Consiste innanzitutto in dare un logo e un portale che racconta la storia, le bellezze diciamo, ambientali, paesaggistiche, e, diciamo, i beni culturali, tutto quello che c'è in un territorio come la città di Vallefoglia e pensiamo che possa diventare l'ambiente, il turismo, e la storia, i beni culturali, il patrimonio naturalistico, un pezzo del sistema economico e produttivo eh, che crea lavoro, occupazione, crescita e benessere. Questo era un territorio tutto agricolo, prima che si mettessero insieme questi due comuni, eh, Sant'Angelo col Bordolo in Valle Foglia, e poi è diventato il territorio dei mobilieri e poi il territorio della lavorazione del vetro, della metalmeccanica, della refrigerazione. Oggi, attraverso questo portale, pensiamo che debba diventare anche un territorio turistico che è in perso del sistema economico e produttivo, puntando, come vedete, il manifesto alle mie spalle, nella festa del primo maggio a realizzare la Costituzione che mette al centro il tema del lavoro, del benessere, della crescita e della piena occupazione. Soprattutto in un periodo come questo, dove il settore quello turistico è quello che ha sofferto maggiormente. Ma abbiamo sofferto tutti. Eh, certamente il turismo è quello che ha sofferto di più. Eh, pensiamo che si possa riprendere eh, naturalmente, come abbiamo detto, tutti i giorni, quotidianamente, eh, rispettando le regole, evitando assembramenti, mantenendo le mascherine, l'igienizzazione le cose che sappiamo, eh, sperando che con. Eh, una vaccinazione a tappeto eh, si possa ritornare già dall'estate in una situazione eh, di normalità. Ecco questo è un obiettivo e, e una novità perché non c'era un portale turistico con un logo turistico che ci distingue da altri territori anche delle marche della nostra provincia e pensiamo che questa sia una cosa buona per far conoscere le bellezze della città di Vallefoglia. Il sito è strutturato per essere facilmente navigabile, per ehm, trovare tutte le informazioni nel più breve tempo possibile, nell'essere immersivo anche eh, nell'abbinamento con eh, delle grandi immagini e una selezione di, di immagini che potessero rappresentare al meglio eh, quello che è poi il territorio e quelli che sono i testi di Alessandra Mindoli, e mh, è facilmente appunto utilizzabile. Da, abbiamo pensato per. Ehm, per tutte le fasce di età e comunque da dispositivi sia desktop che mobile. Sul sito eh, si troverà un menu dove mh, si può navigare in, in tutte le categorie, le sottocategorie. È possibile tradurre il sito in diverse lingue, quindi dare la possibilità anche ai turisti di poter tradurre velocemente i testi. E, mh, nella home page troviamo un riassunto di tutte le varie categorie e poi eh, c'è una parte del blog dove ci sono degli approfondimenti eh, su tutti i personaggi eh, illustri, su eh, tutti i paesi, i nostri borghi e tutte le caratteristiche più eh, diciamo, curiose e importanti anche del territorio.